Però vediamo se questa definizione sia appanaglia bene a questa realtà, lo vedremo andando avanti in questa presentazione. Qual è lo scopo? Descrivere la realtà di questa farmacia, sottoporla all'attenzione di tutti, della collettività e dei suoi rappresentanti. Promuovere, se ritenuto necessario, gli eventuali, e secondo noi, i procrastinabili interventi. Il motivo è semplice. Il problema non è dei farmacisti, il problema è della collettività. La collettività rischia di perdere questo servizio. Per dimostrarlo affronteremo quattro aspetti che sono rilevanti all'interno del sistema farmaceutico. Il cuore, inteso nell'accezione che quotidianamente ne danno i farmacisti, il numero di abitanti per farmacia, il mercato, con particolare attenzione al mix del fatturato e ad un particolare mix, l'ambiente, il tipo di servizio e finalmente l'ingresso dei nuovi servizi in farmacia. Il quorum, 2169 abitanti, per chi si occupa di farmacia già questo numero lascia qualche perplessità, però noi abbiamo provato a disaggregare i dati. La provincia, escluso il comune di Vieti, 1818, le farmacie rurali 1749. Le farmacie rurali situate in comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, 1.295. Queste sono 49 farmacie, costituiscono il 70% delle farmacie della provincia, sono quelle che la caratterizzano. Comunque, per comodità di esposizione, discorsi applicabili un po' a tutta la provincia faranno riferimento essenzialmente, prevalentemente a questo gruppo. Confronto del quorum e con il Lazio. 3.728 in Lazio, vedete le province, Rieti e questo gruppo di farmacie. Confronto europeo, 3.540 Europa, 3.391 Italia, il che significa in definitiva che in Italia ci sono più farmacie che nel resto dell'Europa, e i nostri valori. Considerazioni, è molto inferiore questo quorum vicino alla media italiana, anzi è quasi unico. Dei 73 comuni, ben 16 sono tuttora privi della farmacia prevista. Con il criterio demografico possono quindi essere aperte altre 16 farmacie. Con il criterio della distanza potrebbero essere aperte almeno una settantina di altre farmacie. Non osiamo ipotizzare i valori del fuoco.